Ok, tutti sono sempre io, Messi Striker, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo con l'episodio 19 del nostro amatissimo Let's Play. Oggi vi voglio far vedere come ho ottenuto le carote l'altra volta, visto che il video si era buggato. Comunque ho preparato anche una nuova cosa che dobbiamo fare oggi, cioè la farm automatica di carote e patate, appunto. Le carote ancora non ce le abbiamo, spero di averle. Intanto ho già preparato le pozioni di cura istantanea che agli zombie li danneggiano istantaneamente, il contrario praticamente. Ecco perché l'altra volta non mi veniva. Comunque adesso vi faccio vedere in dettaglio. Qui intanto ho aperto perché devo sistemare una cosa. Comunque allora, la che cosa? Oddio, che casino. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Sì, ma lagga troppo. Allora, speriamo. Comunque non so se con questa qui è molto più raro ottenerla che usare la spada, quindi. Oh mio Dio! Perché la sai da sola? Oddio, quanta esperienza! Poca? Tanta, quant'è? Già sono 16, 17, 18, 19, 20, 20, buono. Oh, una carota, di nuovo? Perché solo carote? Non ci credo! Solo carote! Benissimo! Anche le patate. Una. Allora, oddio, quanta carne di marcia. Allora, queste qua le metto qui. Comunque, raga, ho aspettato un sacco di tempo prima di fare questo video perché è molto efficiente, sì, vabbè, però ci mette un sacco di tempo per accumularsi tutti quegli zombie. Stiamo parlando di un'ora, 2 ore. Io, cioè, ho appena finito di fare i compiti, quindi io praticamente prima di fare questo video ho acceso il computer. Poi, ho messo questo mondo così, ho rimasto, adesso vi faccio vedere. Aspettate, fatemi prima salire, se no scendo di nuovo. Cioè, praticamente così, ho rimasto in questo modo, e sono andato a farmi i compiti. E poi, quando sono tornato, c'erano gli zombie. Cioè, c'è un sacco di tempo, quindi. Adesso lagga brutalmente, non capisco. Dopo quelle scale laggo sempre, non so. Adesso vi faccio vedere anche perché ho tutta questa pietra. Ho messo a cuocere anche della pietra, ho finito, bene. È un sacco di pietra comunque. Aspettate, che lag. Madonna. Facciamo caricare un po' il mondo. Ok, come vedete qui dovrebbe venire il sistema automatico. Qua devo mettere il pavimento. Un pipistrello, ciao. Ma perché lagga? Oh mio Dio. Allora, aspettate, c'è qualcosa che non va. Vedo un pochino con. Vedo un pochino che io. Che problema ci sta a questo computer? Non so che riprende questo computer, forse sta acceso da troppo tempo. Comunque, qui c'è tutta la roba. Oddio, che cavolo. Lagga troppo. Allora, ma che cavolo? Non c'è niente di sottofondo di. Che sta lavorando col computer. Non so perché. Ho cotto un sacco di pietra, mi è finito anche il carbone che avevo in mano, qua non c'è niente. Bene, allora con questa pietra dobbiamo trasformarla in quell'altro tipo di pietra. Così. Bene, ne viene poca. Qua dovrebbe essere 16. Ok, abbastanza, dai. Possiamo accontentarci. Adesso dobbiamo mettere queste. Dobbiamo piantare dopo. Abbiamo un sacco di terra che ho scavato tutto col macello. Andiamo a ordinare un pochino l'inventario, dai. Che lag. Odio i laghi, una cosa che odio molto. Allora. Oh mio Dio, che lag. Possiamo la capa. No, la capa forse mi servirà perché voglio fare una cosa molto carina. Poi, allora, possiamo i semi. Questi che dovremmo dare al cane. La terra la dobbiamo mettere qua. Sì, comunque il cane si è sbagliato. L'ho controllato prima. Sì. Oh mio Dio. E dai. Controlliamo meglio. Ti alzi? Sì, ti alzi. Ok, allora andiamo là fuori. Piazziamo questo pavimento. Poi qui ci sta una crafting table, perfetto. Ma questo lag chiuderei proprio il video, lo farei domani, mamma mia. Non capisco perché lagga. Qui lagga di meno. Come non detto. Allora, piazziamo i blocchi. Allora, praticamente metà dei blocchi poi che ho messo li devo levare perché. Qui poi ci verrà anche il terreno da farmare. Però le voglio mettere lo stesso, per motivi estetici. Oh mio Dio, che luck.
Facciamo che concludo questa parte e ci vediamo dopo. Ok raga, ce l'ho fatta con i mattoni. Mi sono avanzato di 50. Comunque, un'altra cosa che volevo fare è l'incudine. Abbiamo un sacco di ferro, quindi penso che ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno di 3 blocchi di ferro, quindi 9x3, 27, poi più 4 blocchi di ferro in più, quindi sono una trentina di blocchi, ok. Allora, speriamo che ce l'abbiamo. Sì, cioè, ce dobbiamo avere almeno 64. Oh mio Dio, che luck. Allora, sì, la voglia. Allora, prendiamo 32, penso che basta. Allora, proviamo a farlo. Allora, c'è 9 blocchi, cioè, così, 3 blocchi. Allora, sì, sì, che basta. Hanno fatto molto meno dispendioso questo coso. Ah, giusto, giusto, ah no. Sì, giusto, giusto, però ne avanza uno. Ed ecco l'anvil, raga. Che dovrebbe essere un oggetto molto interessante. Allora, usiamo questo ferro. Ok. Allora, dove piazziamo questo anvil? Ed ecco che sorge il problema. Potrei piazzarlo qui in mezzo nell'attenzione di tutti. Oh mio Dio, che luck. Posso piazzarlo... Probabilmente qua. Ah, un'idea bellissima. Allora, spero che poi funziona. No, non funzionerà. Perché dovrebbero stare le birre e dovrebbero stare più alte. Vabbè, lo metto qui allora. Giusto per bellezza. Poi ci vorrebbe un'altra glowstone, comunque. Ed ecco il nostro anvil. Possiamo già riparare gli oggetti. Abbiamo 21 pezzi di esperienza. Ripariamoci il piccone e la pala. Ok, prendiamo un pochino di diamantini. Benissimo, già stiamo facendo le cose della 1.4. Poi, con questa cobblestone abbiamo detto che volevo fare i recinti di cobblestone. Per poi piazzarli al posto dei muri, voglio vedere come viene. Forse viene qualcosa che nessuno ha mai visto in Minecraft. Molto brutto, però non fa niente. Tanto poi ci serviranno, penso, questi recinti. Prima o poi ci serviranno. Perché shift non è funzionato, comunque. Ok. E ne avanzano uno. Un pezzo di capos. Vabbè, lo mettiamo qua. Ok, abbiamo tanti recinti. Questo qua lo possiamo posare per ora. Giusto, i diamantini. No, dall'altro lato. Ma che è sto lag? Oddio, quanti diamanti che abbiamo? Allora, prendiamoli... 7, dai. 7. Magari sono giusti giusti. Ok. Computer, perché sei tu computer? Come sei bello, Anvil. Oh mio Dio, che lag. Allora, Unbreaking 1. Non è che... Quasi quasi me lo farei in alto di piccone. Aspettate, quanti pezzi si prende? 2 pezzi, allora me lo tengo. Che poi anche un incantesimo. La spada la voglio assolutamente fare nuova. Costa 20, oddio. Sì, perché un incantesimo è abbastanza dispendioso. La palla non dovrebbe costare niente. 6. Ok, perfetto. A posto. Volevo fare anche la spada, però tanto la spada sta a buon vita. Ok, possiamo anche i diamantini. E siamo a posto. Vorrei anche rinominare qualcosa. Che divertente. Però costa un sacco rinominare, non capisco. Mi sono fissato con quella cesta. Mio Dio, ma che è sto lag. Allora. Comunque, se non avete capito, la farm automatica sarà praticamente con dei semplici pistoni, neanche quelli appiccicosi, i pistoni normali, che praticamente bloccano l'acqua, che poi la sbloccano premendo una leva e fanno cadere tutta l'acqua sul raccolto praticamente. E poi tutto il raccolto praticamente mi viene in mano qua. Poi quando sarà pronto è molto più facile da capire comunque. Allora, vediamo un pochino come dovrebbe venire. Wow, bellissimo! Ah no, qua no. Non lo so, magari posso rimanerlo anche così. Perché poi sopra ci devono venire i blocchi di cobblestone che non ho preso. Qua sta diventando notte, quindi. Vediamo un pochino. Non male, mi piace. È un design abbastanza strano, però mi piace. Ok raga, adesso vado a dormire. Termino qui. Vedo se ce la faccio con i materiali. E poi ci sentiamo dopo, perché c'è un dannatissimo lag. Bene, ciao.
Oh mio Dio, ragazzi, è stupendo, guardate, sembra proprio un castello. Allora, guardate anche qui. Comunque, praticamente, adesso mi serve altri mattoni di questi che tengo una cinquantina, quindi per soltanto per fare il contorno. E poi qua lo devo riempire di vetro perché dovrà essere tutto ariato. Poi qua metterò un sacco di terra così. E praticamente farò dei circuiti di redstone. Qua metterò delle fonti infinite d'acqua, no? Così. Poi qui un pistone attivo. Cioè, tanti pistoni attivi. Me ne serviranno un sacco. E praticamente poi li collego tutti tramite repeater sottoterra. Con sempre un circuito sottoterra con una leva qua. E attiverò la leva e tutta la roba andrà qui. Poi adesso devo scavare perché poi tutta la roba che cadrà dovrà andare dentro questa buca, no? Oh mio Dio. Dovrà andare dentro questa buca. Oddio. E così la potremo prendere più facilmente. Per ora rimango in cobblestone. Sì, facciamola tutta in cobblestone, che è abbastanza omogeneo rispetto al muro. Quindi adesso abbiamo anche trovato un utilizzo per la cabos. Wow, molto utile. Sì. Allora. Comunque mi piace come sta venendo questo mondo, raga, è bellissimo. Non so se qui magari ci metto dell'altra acqua. Così tutta la roba andrà al centro, preciso. Quindi mettiamo anche altra cabos qua. Però mi è finita, cavolo. Anzi, ce la faccio giusto giusto. 1, 2, 3, 4. Sì, ce la faccio giusto giusto. Anzi, no, ne avanzo una. Bene. Oh my god, brutti suoni che ci sono. Allora, questo qua. Questo qua. No. Oh, l'ho messo. Questo qui. E questo qui. Ok, giusto, giusto. Bene. Allora, in offline farò il tetto. Incomincerò a cuocere il vetro, non lo metterò. Poi qui scaverò, metterò la terra appunto, che ne tengo un sacco. Incomincerò anche già a coltivare. Poi faccio la predisposizione per l'acqua e per i pistoni. Quindi andiamo a fare i pistoni e poi chiudiamo il video. Bene. È venuto abbastanza lunghino, però non fa niente. Mi piace come sta venendo. Guardate, esteticamente è bellissima. Poi dobbiamo anche trovare un modo per illuminarla con la glowstone. Oppure tramite circuiti di redstone. Mi piace utilizzare redstone. Mi sento importante. Allora, accendiamo le luci. Magari posso fare un altro flip-flop come questo. Che ora i flip-flop sono molto molto più facili usando quei fatto dei repeater che si bloccano. Comunque, adesso andiamo a fare i pistoni. Là sotto tengo un macello di cosa che adesso è stato rimosso praticamente. Si può fare facilmente. Meno male che c'è avanzato del ferro, abbiamo tanta cobblestone. Ci serve tanto legno adesso. Non ho contato quanti pistoni mi servono, sono un genio. Allora, probabilmente saranno ne faccio una ventina. No, ventina no. Allora, qualche roba dei pistoni già li tengo. Sì, perfetto. Ne faccio 10, dai. Sì, facciamo le 10. Giusto il legno. Vediamo questo qui che è avanzato l'altra volta. Trasformiamolo tutto. Dovrebbe essere 64 circa. Adesso non mi ricordo bene come si fanno i pistoni. Probabilmente così. Adesso voi che state vedendo a casa, ecco. Mi sto sbagliando tutto. Così forse. Sì, così sì, mi ricordo bene adesso. La redstone sotto però. No, allora al contrario. Allora questo qui è tutto cobblestone e quello è legno. Secondo me mi state prendendo in giro ora. Sicuramente. Chi è più esperto? Cioè, io sono abbastanza esperto, lo devo dire. Però mi scordo le cose. Ecco qua. Non posso fare shift, se no è un macello. 8, 9, 10, 14. Perfetto. Prendiamo tutta sta roba, posiamo la redstone qua, ferro qua, legno qua, bene, mettiamoci tutto questo legno che si qua, mettiamo qua, perché questo è diviso 60, ah già, perché, già, perché ho preso quelle cose da terra, ed erano giusto 10, me ne avanzano 4, cavolo, sono stupido io, ok raga, posiamo questo qui. Raga, per questo video è tutto, e qui abbiamo anche le patate, e comunque lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto, in offline farò quello che ho detto, la predisposizione, e poi nel prossimo episodio lavoreremo con la redstone. Bene, raga, per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi episodi. Bella!